Il 28 giugno 1919 veniva firmato il Trattato di Versailles, il trattato di pace tra gli alleati, le potenze associate e la Germania. Era il primo grande trattato che poneva fine realmente al primo conflitto mondiale, il primo grande risultato della conferenza di pace di Parigi, a cui normalmente la pace viene associata. Il trattato di pace di Versailles, in realtà, pose più problemi di quanti ne risolse. La Germania venne umiliata. Il famoso articolo 231 del trattato prevedeva che il Reich tedesco si riconoscesse come unico responsabile delle colpe, delle distruzioni e dei lutti di tutta la Grande Guerra. Era un precedente nella giurisprudenza dei trattati di pace. Nessuna potenza alla fine di una guerra era mai stata dichiarata colpevole moralmente e giuridicamente del conflitto che si era scatenato. Il Trattato di Pace in realtà aveva l'ambizioso scopo di ridisegnare la carta complessiva d'Europa. Anzi, come avrebbe detto il presidente Woodrow Wilson, il grande capo degli Stati Uniti d'America che era venuto a salvare il vecchio continente, secondo ciò che dicevano i giornali di molti paesi europei, il Trattato di Pace di Versailles doveva rico riconvertire, ridisegnare, cambiare radicalmente lo stesso concetto di sovranità. In realtà, fu un fiasco. La Germania venne umiliata, ma non venne ridotta all'impotenza, le sue forze armate vennero molto ridotte, ma in realtà quella che poi sarebbe diventata la Wehrmacht si riconvertì e diventò un piccolo esercito professionista di altissimo livello. L'industria tedesca non venne smantellata e quando Hitler andrà al potere alcuni anni più tardi si troverà l'apparato industriale tedesco pronto per ricominciare a fabbricare armi. L'economia tedesca venne piegata, ma ciò provocò molti più lutti e sofferenze alla popolazione che problemi all'elite di quello che sarebbe poi diventato il Terzo Reich. La cosiddetta clausola delle riparazioni, ai tedeschi venne imposto il pagamento di una cifra enorme per i danni di guerra, 132 miliardi di marchi oro, che sarebbero stati pagati solo alla fine del 2010 con un'ultima rata di 70 milioni di euro, comportò il fatto che la popolazione si sentì umiliata e prostrata, non che la potenza tedesca venne cancellata per sempre dall'Europa. In definitiva, il Trattato di Versailles fu un compromesso non riuscito. Tra le utopie degli americani, che avrebbero voluto completamente ridisegnare la carta politica globale, ma anche imporre un nuovo stile, un nuovo spirito, una nuova etica delle relazioni internazionali, e le preoccupazioni molto più concrete e le ambizioni da politica di potenza dei paesi europei. Tra questi paesi europei l'Italia giocò un ruolo da protagonista, ma anche un ruolo molto imbarazzante per le oscillazioni della sua classe dirigente, rappresentata da Sidney Sonnino, il potentissimo ministro degli Esteri, e da Orlando, il presidente del Consiglio, la delegazione italiana insistette per avere complessivamente e integralmente tutto ciò che era stato pattuito con il patto di Londra del 1915. Che stabiliva il bottino, le compensazioni che l'Italia avrebbe avuto in caso di entrata in guerra. Ma tra 1915 e 1919 la carta globale dell'Europa, la carta politica del mondo, la situazione internazionale era completamente cambiata. Erano spariti i grandi imperi multinazionali, quello tedesco, quello austro ungarico e quello russo. Erano sorti nuovi, piccoli, litigiosi stati nazionali. Le guerre sarebbero continuate a lungo in Europa centro-orientale, il trattato di Versailles non pose fine ai combattimenti. Stabilì solo la cessazione di una guerra, quella che si era combattuta sul fronte occidentale. E complessivamente, quelle che erano state le ambizioni da grande potenza tradizionale che l'Italia aveva avuto tra 1914 e 1915 dovevano essere in parte ridotte, in parte riconvertite, riconoscendo il fatto che il teatro del Mediterraneo e il teatro danubiano, cioè quelli che erano i tradizionali teatri di espansione della politica estera italiana, erano completamente cambiati. Ma la delegazione italiana non riconobbe questi mutamenti. In parte questo si deve attribuire a un deficit culturale. I politici italiani erano politici vecchi, non abituati ai cambiamenti, poco elastici. Non avevano ancora capito che la Grande Guerra era stata una grande rivoluzione culturale, prima ancora che politica e sociale. In parte però... In parte non piccola, questa incapacità di adattarsi, questa incapacità di mediare, questa incapacità di fare ciò che una delegazione dovrebbe fare, cioè essere diplomatica, si dovette anche alla pressione di un'opinione pubblica isterica che era aizzata da alcuni retori di piazza, tra cui un signore chiamato Benito Mussolini e da alcuni eroi popolari che in quel momento godevano di uno straordinario successo, basato in realtà su niente, basato sulla celtroneria, basato sulla retorica, come un signore chiamato Gabriele D'Annunzio. Il nazionalismo isterico che imperava nel 1919 in Italia fu una delle ragioni per cui la delegazione del governo italiano alla conferenza di pace di Parigi non riuscì a fare il proprio mestiere e anzi a un certo punto decise di ritirarsi. Il gioco portato avanti da Sonnino e Orlando fu in realtà molto pericoloso. In definitiva ciò che gli alleati e gli Stati Uniti d'America non volevano riconoscere all'Italia era l'applicazione integrale del patto di Londra, che il Regno d'Italia chiedeva oltre alla concessione, che non era stata prevista nel 1915, della città portuale di Fiume. Era un atteggiamento incoerente quello italiano e gli alleati lo sottolinearono molto spesso. La delegazione italiana, spinta dall'isteria del suo elettorato, cercò di comportarsi come si comporterebbe un ragazzino viziato, picchiò i piedi per terra e disse non gioco più. E Orlando e Sonnino in aprile si ritirarono dalla conferenza di pace, tornando a Roma accolti da uno straordinario entusiasmo popolare come salvatori dell'orgoglio italiano contro la cattiva Europa, contro i cattivi alleati. In realtà poche settimane dopo, dovettero ritornare a Parigi col cappello in mano, ma a quel punto i giochi della conferenza di pace erano già stati fatti e in effetti il Trattato di Versailles venne firmato anche dalla delegazione italiana, che però non ebbe praticamente parola in nessuno dei suoi articoli più importanti.